Il Monza Eni Circuit ha ospitato l'ultimo atto della Seat Leon ST Cup, la serie monomarca targata Seat Motorsport Italia, che ha portato in pista le station wagon più veloci dell'intero panorama motoristico. Dopo 10 gare disputate nei primi 5 appuntamenti, il titolo era rimasto una questione a due tra Sandro Pelatti e Guido Sciaguato, separati da 11 lunghezze. A spuntarla alla fine è stato il driver toscano che, al termine di gara 2, ha potuto esultare per la conquista del titolo 2018. In gara 1 il protagonista assoluto è stato il rientrante Alberto Bassi, giovane pilota milanese che 2 anni fa ha sviluppato la Leon ST portandola alla vittoria nel campionato italiano turismo TCS. 2 splendidi sorpassi, prima su Pelatti, poi su Sciaguato, hanno portato Bassi in testa alla gara e il milanese non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare alla vittoria nella sua pista di casa. Sul podio, assieme a Bassi, sono saliti Sciaguato e Biraghi, con il bergamasco che è riuscito ad accorciare in classifica nei confronti di Pelatti, giunto solamente 5° alle spalle di Raffaele Gurrieri. Pochi i calcoli da fare prima di gara 2 tra Pelatti e Sciaguato. Per vincere il titolo serviva arrivare davanti all'altro. Così non è mancato l'agonismo già allo spegnimento dei semafori di gara 2, con i 2 pretendenti al titolo subito ai ferri corti, ma non soltanto loro. Alberto Bassi è risalito velocemente dalla 6ª posizione in griglia, dalla quale era partito in virtù della vittoria in gara 1. E con decisione, sulla pista di casa, ha dimostrato di aver tolto velocemente la ruggine di oltre una stagione di inattività e si è portato al comando a suon di sorpassi. Ma la gara e l'assegnazione del titolo si sono decisi con la staccata della prima variante a poco più di 5 giri dal termine. Sandro Pelatti ha tentato di riprendersi il comando per prendere le massime distanze da Guido Sciaguato, ma è finito lungo tamponando Bassi e centrando proprio Guido Sciaguato, che provava il sorpasso all'esterno. Con il ritiro del 21enne bergamasco, Sandro Pelatti ha avuto la certezza del titolo. Poco dopo anche Alberto Biraghi, nel tentativo di prendere la testa, ha tamponato Alberto Bassi, che era rimasto al comando e che è stato costretto al ritiro in piena curva parabolica. Biraghi riesce comunque a proseguire e a tagliare il traguardo per primo, ma gli viene inflitta una penalizzazione per il contatto con Bassi, che regala la vittoria ad un incredulo e felice Paolo Palanti, già vittorioso nel penultimo round di Vallelunga. Secondo posto per il combattivo Franco Gnutti, già vincitore della classifica junior, mentre sul terzo gradino del podio è salito il romano Nicola Guida, tornato sul podio dopo un paio di round complicati. Bel weekend anche per il siciliano Raffaele Gurrieri, pilota diversamente abile che guida con il solo ausilio delle mani e che ha messo a segno 2 ottimi quarti posti dopo aver combattuto per il podio in entrambe le gare. Allora, oggi è stata una gara incredibile, abbiamo vinto. Siamo partiti dall'8ª piazza, quindi non davanti, quindi è stata una rimonta incredibile. E piano piano ho superato quelli che erano davanti. Con l'asciutto è sicuramente meglio che il bagnato, come eravamo ieri. E alla fine ci sono stati 2-3 incidenti davanti che hanno ovviamente fatto scalare le posizioni molto velocemente, più la penalizzazione a Biraghi, che mi ha fatto vincere questa gara, che comunque ero lì, se non era primo ero secondo, quindi è stata una grande giornata qui a casa mia, Monza, nel circuito di casa mia e a 2 passi proprio dal mio sogno, che è sempre stato quello di vincere una gara a Monza nella mia vita, e ce l'abbiamo fatta.